Avete sentito parlare di ChatGPT? Probabilmente sì. È un programma di intelligenza artificiale particolarmente avanzato che sta creando qualche preoccupazione. In pochissimi giorni ha attratto 1 milione di utenti. Ma davvero l'intelligenza artificiale può essere così potente? Beh, io ho dato un'occhiata e vi consiglio di fare altrettanto. Seguite il tutorial e se lo seguite fino alla fine vi darò anche qualche consiglio pratico. Per accedere a ChatGPT dovete digitare OpenAI. Qui. Cliccare qui in alto, Try it. Ora vi chiederà di creare un account e se fate con Google, vi manderà un codice via cellulare molto veloce. Bene, ora ci siete. Tutto qui? Sì, la grafica è decisamente poco elaborata e non ha bisogno di effetti speciali. In pochissimi giorni, milioni di utenti. Qui, vedete, ci sono alcuni suggerimenti per iniziare la conversazione. Li lascio alla vostra esplorazione. Qui in basso, vedete, c'è una finestra di testo per chiedere quello che vi passa per la mente. Io inizio con una domanda di filosofia e scrivo in inglese. Immagino di essere uno studente che ha bisogno di aiuto per lo studio, non voglio leggere dei testi perché potrei chiedere a Google o Wikipedia. Io voglio trovare un interlocutore che mi interroghi e mi dia un feedback. Quindi faccio la domanda, ChatGPT mi fa una breve introduzione e poi mi suggerisce alcune domande. Ok, provo a rispondere. E chiedo il feedback. Buono, incoraggiante. Ottima la capacità di sintesi. Bene, ora passo all'italiano. Molto fluido, nessun pulsante da cercare. Scrivo in italiano, mi risponde in italiano. Vado con una domanda personale, introspettiva. E mi avvisa che non è probabilmente in grado di rispondere, però ci prova. Sì, sicuramente non sostituisce uno psicologo, diciamo che risponde come dovrebbe fare un buon amico, in modo abbastanza generale e corretto. Cambiamo argomento e chiamo mio figlio che studia informatica, gli chiedo di aiutarmi con una domanda che riguarda la scrittura di codici. Lui conosceva ChatGPT, dice che non può rispondere, insisto, e lui chiede di generare il codice per una battaglia navale in Java, aggiunge che fa schifo, così non ci riesce di sicuro. Invece ci riesce e vi lascio un po' di audio, se mi scopre mi uccide, ma tanto lui non Ok, ti guarda ci mai i provo, miei guarda. video. Sentite un po'. Giampi, guarda. Ok. Ah, ti fa davvero il codice? No, lo sta davvero facendo. Ok, sì. No! Ok, adesso ho paura. Ti sembra proprio molto, molto ben Sì, sta fatto. funzionando! Cioè, Cioè, tu non credevi che facesse queste non cose? credevo che capisse la domanda. Ora ho paura. Ad un certo punto si è fermato e il codice non era completo. Ho voluto provare, non funzionava, però anche un informatico delle superiori sarebbe capace di continuare e terminare, perché il grosso del lavoro è fatto. E sempre riferisco, io sono una maestra di scuola primaria, capisco quel che posso capire, l'argomento è interessantissimo, ma fuori dalla mia portata.
Ho provato poi a sottoporgli qualche quesito delle prove Invalsi. Niente da fare. Se scrivo il signor Franco ha un campo che misura, eccetera, eccetera, mi risponde che lui non ha accesso ai dati catastali, non può ledere la privacy del signor Franco, quindi devo riscrivere il quesito in termini matematici e a noi insegnanti non serve, noi lavoriamo su problemi con più dettagli reali possibili. Però quando ieri sera ho avuto una conversazione sulle contaminazioni dei generi musicali è stato davvero stimolante, molto realistico e bello. E per imparare una lingua straniera, io naturalmente scrivevo in inglese, ve lo raccomando assolutamente. Poi prometto che continuerò ad esplorare ChatGPT almeno finché non arriva il messaggio fatidico. Eccoci alle conclusioni. Come vi dicevo, un consiglio pratico. Gli americani adorano ChatGPT e tendono a intasare il server. Quindi noi italiani, considerato il fuso orario, riusciamo ad accedere prima delle 4 di pomeriggio. Poi, come sempre, vi chiedo alla fine di questo video di lasciarmi un po' di feedback. Cosa ne pensate? Lasciate un commento, un like, condividete e iscrivetevi al canale Risorse Didattiche Scuola. A presto!